Il caldo torrido cede il passo ad una forte ondata di maltempo, originata da correnti fresche e instabili di origine atlantica. Calo delle temperature e temporali intensi a partire dalle regioni settentrionali. Domani il vortice si sposterà verso le regioni centro-orientali e mercoledì il peggioramento si estenderà anche più a sud, con rovesci su Basso Lazio, coste abruzzesi, Campania, Puglia e Basilicata. La Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla in Friuli, Venezia Giulia e in Campania. Condizioni migliori sul resto d'Italia, con qualche aumento della nuvolosità, ma ampi spazi soleggiati. La Coldiretti ha segnalato l'eccezionalità degli eventi atmosferici di questa stagione, evidenziata da una tendenza alla tropicalizzazione conseguente ai cambiamenti del clima. Nubifragi e grandinate compromettono le coltivazioni con danni per oltre 14 miliardi di euro nell'ultimo decennio. Ad aggravare la situazione del nostro territorio, il flagello degli incendi, stimati di origine dolosa nel 60% dei casi. Negli ultimi giorni sono stati distrutti centinaia di ettari lungo tutta la penisola. Lotta contro i roghi anche in California, già pesantemente colpita dal Covid-19, con 500.000 di persone contagiate. Nel sud dello stato americano un vasto incendio, denominato Apple Fire dai vigili del fuoco, ha devastato un territorio di oltre 1.600 ettari. Le autorità hanno imposto a 8.000 residenti della zona di evacuare le proprie abitazioni.